6 gennaio, l'Epifania, piazza dell'Acquedotto Alessandrino. Questo è lo stato di abbandono in cui versa questa piazza, restaurata e ammodernata poco più di 3 anni fa. Tra l'altro mi sembra che la ditta, l'impresa che ha eseguito i lavori, ancora non è stata del tutto pagata. Guardate qui che stato di abbandono. Pulizie, ma per carità, neanche a parlarne. È un luogo totalmente abbandonato che ormai anche i bambini rifiutano. Ecco, questa è una coppia coraggiosa con il loro bambino. Le assi sono tutte rotte. Questo video io già l'ho fatto 2 mesi fa, potete andare a controllare su YouTube e rendervi conto della pochezza politico-amministrativa del municipio Roma 5. Ovviamente ci sono responsabilità anche dipartimentali, ma qui è il municipio Roma 5 che non ha messo in piedi nulla, dico nulla, per poter restituire alla cittadinanza questo bene, su cui si sono investiti diverse centinaia di migliaia di euro, credo 200.000, roba del genere, non ricordo precisamente. Guardate qui com'è ridotto. Questa cosa già è stata oggetto di un esposto presentato alla Polizia Roma Capitale, quinto gruppo, ma il comandante Andrea Angeli mi ha detto che purtroppo non era di loro competenza, essendo non su sede stradale, perciò non viario, ma del Dipartimento e del Servizio Giandini, e che avrebbe avuto premura di avvisare. Questi sono i resti dell'acquedotto Alessandro Severo, l'ultimo realizzato a Roma in età imperiale, e questa invece era una piazza meravigliosa, con una fontana meravigliosa, progettata dall'architetto Maria Cristina Tullio e lasciata, voglio dire, morire per ignavia, per incapacità, e chi più ha più ne metta. Però a tagliare i nastri i signori del municipio ci vanno, i consiglieri ci vanno, e si fregiano anche nel dire: abbiamo realizzato questa cosa grazie al nostro modo di fare politica. Ecco, il modo di fare politica.